Questa volta in primo piano Michele Padovano in veste di rigorista. Corre il 68esimo di gioco tra Reggiana e Napoli. Taglia la tela, viene invitato a buttarsi a sinistra mentre il pallone entra in rete sulla sua destra. Questo gol aggiunge alla classifica della Reggiana due preziosi punti e rovina la Pasqua della bella compagnia di Marcello Lippi. Nel frattempo siamo ritornati indietro e abbiamo visto l'entrata di Bia alle spalle di Scienza, lanciato all'inseguimento della punizione cross di De Agostini. La ripresa dall'alto dice che il rigore potrebbe esserci, quella dal basso potrebbe invece far pensare il contrario. Massa Poggia, il cui parere è il solo che conta, non ha dubbi, anche se non riesce a toglierli del tutto a Lippi. La Reggiana è entrata una volta in area ed è venuto fuori quel calcio di rigore che mi è parso quantomeno discutibile. Si può dire però che la Reggiana ha meritato la vittoria ai punti, perché ha mantenuto costantemente l'iniziativa costringendo il Napoli a difendersi. Basti citare l'inoperosità di Fonseca, da imputare tutta al colpevole disservizio nei rifornimenti da parte di Corini, Pecchia e Gambaro, nel primo tempo addirittura schierato a centrocampo. Alla difesa, rigorosamente a uomo, Lippi aveva infatti deputato Corradini, Bia e Pari, rispettivamente su Morello, Padovano ed Esposito, attesi sempre in seconda battuta dal libero Nela. Va detto che al Napoli mancavano ben sei titolari e così, dopo il continuo quanto sterile attaccare della Reggiana nel primo tempo, ad inizio di ripresa Lippi, senza cambiare alcun uomo, cambiava tutte le marcature. Su Padovano, ammonito insieme a Bia per reciproche scorrettezze, spediva Corradini, Morello veniva affidato a Pari, mentre su Esposito ritornava a fare il marcatore Gambaro ed era Bia ad improvvisarsi centrocampista su Scienza. Come dire che Lippi le ha tentate tutte per contenere il prodigarsi di tutti i giocatori della Reggiana, addirittura smaniosi di agguantare punti salvezza. Reggiana in attacco, però qualche errore, soprattutto in fase di conclusione, da imputare al nervosismo. Era difficile, era molto difficile, perché la sagacia tattica dei difensori del Napoli oggi ci ha messo in difficoltà. Devo dire che comunque sul piano difensivo non abbiamo sbagliato proprio nulla, perché il Napoli credo che non abbia mai avuto una palla gol. Al 90esimo cartellino rosso per Bia in doppia ammonizione dopo una mezza dozzina di richiami verbali, ma per Capitan Ferrara, oggi in tribuna, la corsa alla zona UEFA continua. Tutto sommato credo che poi i tifosi napoletani possano ritenersi soddisfatti del campionato che sta facendo il Napoli e che ci auguriamo che possa continuare anche tutta la fine del campionato.